Buon pomeriggio a tutti da Rossoblu TV. Dopo le ultime due rocambolesche sconfitte, il Luzzara si trovò davanti al primo vero spartiacque della stagione. Oggi è di scena il Walter Compagnoni, l'insidiosa Viarolese, in piena bagarre playout e staccata di 4 punti dai rossoblu. I ragazzi di Mister Bonini, per una vittoria, aggancerebbero il treno playoff. Una sconfitta, viceversa, aprirebbe scenari inquietanti di bassa classifica. Ma come in questa partita la posta in palio vale davvero doppio per i destini delle due squadre. Il Luzzara ne è pienamente consapevole, così come il numeroso pubblico di Federossoblu, che anche quest'oggi sosterrà come sempre in modo appassionato la truppa di Mister Bonini. A tutti, buon divertimento! È il fischio del signor Cappello dà inizio alla partita. Primo tentativo ad opera dei rossoblu con Scappi, che viene letteralmente murato dalla difesa viarolese, da cui però ne segue un velocissimo contropiede con la conclusione di Gualtieri, innocua dai 30 metri per Bonfante. Al quarto di nuovo Scappi, liberato sulla destra, ma con palla oltre la traversa. Al settimo, punizione dalla tre quarti parmense con palla che attraversa tutta l'area di rigore senza essere toccata. Reattivo Bonfante nel deviarla in angolo. Al decimo, Caparbio Sessi nel recuperare palla. Tocco per Scappi che serve il liberissimo Bellini in area, ma sull'uscita di Marco Bello mette incredibilmente a lato. Al dodicesimo, alta punizione della Virolese. Palla in area. Batti e ribatti con Parmigiani che libera, però sui piedi di Borchini che di volo spara alto. Al quattordicesimo, da una palla respinta alla Viarolese, Scappi lancia in aria Campanini su Bellini che ingaggia un vero corpo a corpo con Ogliari, che dapprima lo strattona, poi in area lo stende letteralmente. L'arbitro a pochi passi concede solo l'angolo. Dall'angolo Sessi calcia sul primo palo, Donati nel tentativo di respingere liscia quel tanto che inganna il proprio portiere, causando la classica autorete, pertanto Luzzara 1, Viarolese 0. Il Luzzara, galvanizzato dal vantaggio, si fa più intraprendente, dapprima con Parmigiani che ci prova dai 25 metri con palla alta, poi con Sessi con la palla che gli arriva da Bellini, appena entrato in area, calcia a rete, deviazione di Canziani in angolo. Al 26esimo Pizzi cross in area, ma Bonfante in uscita anticipa Donati. Al 32esimo, discesa sulla mancina di Saviola. Palla per Scappi che non ci pensa 2 volte e ci prova dai 20 metri. Palla va fuori. Al 41esimo, punizione di Partelli dal limite sinistro. Palla insidiosa che schizza sul terreno bagnato. Bonfante si distende e mette in angolo. Azione che parte da Bellini per Scappi. Gran palla per Fino, che prova a superare Marco Bello che d'istinto smanaccia salvando il risultato. E sul finire del tempo Parmigiani ci prova con un pallonetto a sorprendere il portiere. Inizia la ripresa. Al 47esimo palla messa in aria da Borchini, indecisione fra Bonfante e Flisi, un gioco da ragazzi mettere in rete da parte di Donati che rimedia all'infortunio del primo tempo. E pertanto Luzzara 1, Viarolese 1. Al 49esimo, gran botta di Scappi su punizione sulla destra dal limite, palla deviata che esce di poco in angolo.
Al 57esimo, dopo un'incursione in area di Saviola, la palla giunge a Scappi che calcia alto sopra la traversa. Al 65esimo, azione corale dei locali con Saviola per Bellini. Palla al centro per Fino che appoggia per la conclusione di Sessi, debole su Marco Bello. Al 70esimo, Pizzi pericoloso su punizione. Palla che filtra fra la barriera, ma bravo è Bonfante a mettere in angolo. Al 76esimo, occasione per Pozzi. Rientra e tiro girare, ben posizionato, para bene Marco Bello. Lancio un millimetrico di Scappi per Saviola, controllo difettoso e occasione sfumata. L'ultimo salto è da parte della Viarolese, con una punizione di Gualtieri ribattuta dalla difesa luzzarese. Oggi commenti e considerazioni le lasciamo fare ai due allenatori intervistati da Corrado. Amici di Rosso Blu TV, siamo qui in compagnia del mister della Viarolese, oggi sicuramente uno dei protagonisti di questa partita combattuta, lottata, probabilmente un po' dai due volti, undicesima giornata di campionato, 1-1 il risultato finale. Vantaggio dell'Luzzara nel primo tempo che era partito diciamo meglio a nostro modo di vedere, nella ripresa subito il pareggio degli ospiti che hanno poi confermato il buon stato di forma con, pensiamo, una partita molto attenta, molto grintosa. Di questo vogliamo sentire cosa ne pensa il mister del Viarolese, qui mister Pompini che è qua di fianco a noi. Mister, di questa partita come l'hai vista? Cosa ne pensi di questo risultato, anche in base un po' alle vostre aspettative, insomma? Sì. Beh, noi le nostre aspettative erano quelle di preparare una partita per fare il risultato. È chiaro che eravamo consapevoli di venire in un campo molto difficile, che era quello di Luzzara, che veniva da due sconfitte, e quindi sapevamo che poteva essere solo una partita, una grande battaglia dove gli equilibri potevano segnare da un rimpallo, si poteva segnare da una palla inattiva. Ecco, era una partita molto difficile per noi. Ho visto un buon Luzzara e chiaramente noi abbiamo fatto una buona partita, come dicevi tu, molto attenta. Anche noi abbiamo visto, come dice il mister, il gol del vantaggio luzzarese, un calcio d'angolo sul primo palo, una palla molto, un'indecisione che ha portato al vantaggio, poi diversi nel Luzzara, pochi calci piazzati, magari spesso ci si spera su un po' protagonisti e specialisti tipo Bellini e Scappi, invece da parte della Viarolese anche Pizzi e diversi uomini dal limite ci hanno provato e in diverse occasioni Bonfante è stato bravo a sventare, a smanacciare, sì. Buone occasioni. Sì, è stato bravo, esatto, il vostro portiere, due palle insidiose, sventare due palle insidiose anche perché passavano in mezzo a tanti avversari, tanti giocatori, però direi che il risultato di parità è giusto, quindi vantaggio, come dicevi tu, dal nostro errore, rimediato poi comunque dallo stesso giocatore, e poi la partita è stata equilibrata, molto combattuta, una partita difficile per entrambi, però un buon pareggio. Sì, è vero, curioso anche il fatto che lo stesso capitano Donati sia stato prima l'autore un po' dell'indecisione sullo svantaggio viarolese e poi autore del pari. Oltre a questa partita, mister, ti chiedo un po' l'impressione che hai avuto di queste prime, a questo punto, 11 partite di questo campionato di promozione. Ma è un campionato innanzitutto molto equilibrato, dove purtroppo i punti si possono perdere anche in casa dell'ultima in classifica. Un campionato molto difficile, dove ci sono 5 o 6 squadre veramente molto molto forti, che potrebbero giocare tranquillamente in eccellenza. E una seconda fascia dove però ci sono 2 o 3 piacentine, vedi Gotico, queste squadre, vedi noi domenica abbiamo incontrato la Castellana, che sulla carta è la quinta in classifica, però vedrete che è una squadra fenomenale, veramente è una squadra costruita per l'alta classifica. E poi, ripeto, dipende da domenica ogni domenica, perché è un campionato equilibratissimo. E oggi si è visto. Ringraziamo mister Pompini, in bocca al lupo per i prossimi impegni. Grazie, grazie a voi, in bocca al lupo.
Continuiamo l'angolo delle interviste qui alla fine della sfida Luzzara-Viavalese, 1-1 il risultato finale, siamo in compagnia di mister Bonini del Luzzara, al quale chiediamo anche magari un po' in funzione delle due delicate sconfitte, una anche parzialmente meritata di giovedì a Brescello, chiediamo un po' un giudizio su questa partita, su questo pareggio interno del Luzzara. Sì, una partita brutta, devo dire, una partita brutta, giocata non bene da, secondo me, da tutte le due squadre, però insomma noi c'è il rammarico perché l'avevamo indirizzata verso a nostro favore, quindi bastava, secondo me, visto i valori che c'erano in campo oggi, visto che non è che abbiamo costruito molto né loro né noi, con un po' più di attenzione si poteva tranquillamente portare a casa, c'era il rammarico, però il pareggio è giusto perché abbiamo fatto troppo poco, abbiamo sbagliato tanto, eravamo nervosi, sì, insomma non abbiamo sfruttato il fatto di andare in vantaggio rimanendo calmi noi, ma facendoli innervosire loro, invece ci siamo innervositi un po' noi, poi abbiamo subito il pareggio subito dopo una partita che è andata su quei binari. È sembrato, mister, un inizio anche grazie un po' al vantaggio, anche grazie un po' all'ordine della prima mezz'ora da parte nostra, che un inizio fiducioso, poi via via si è trasformata in una partita molto combattuta anche dal punto di vista agonistico, e probabilmente questo agonismo ha favorito un po' i nostri avversari, soprattutto nel secondo tempo, ci è sembrato. Indubbiamente, il secondo tempo è stato a livello di agonismo, abbiamo subito nettamente alla loro maggior combattività, spesso anche al limite del regolamento, bisogna dirlo, perché ho visto parecchi colpi anche che non vedevo da tempo, però insomma loro hanno combattuto decisamente di più, noi ripeto eravamo eravamo nervosi, e dopo il pareggio c'era anche il timore che visto un po' il clima che c'era nel campo, qualche episodio, qualche rimpallo, perché la manovra non è stata buona né da noi né da loro, però insomma c'era il timore che questo minor combattività potesse anche compromettere o pregiudicare il risultato, invece è andata alla fine 1-1, ma così. Ci ricolleghiamo un po' anche a questo discorso, magari ripensando alle tante belle azioni e buone occasioni avute e create a Brescello in una partita completamente diversa, forse da questo punto di vista oggi le occasioni sono state molte meno, create molte meno, e quindi forse proprio un po' più una battaglia e meno lucidità nel creare occasioni. Devo dire, devo ammetterlo, è il nostro, però giochiamo qua sopra, il campo non favorisce le trame, anche se oggi non credo, non ci saremmo riusciti in ogni modo, poi ogni partita chiaramente ha un suo svolgimento, e quella di domenica è stata una bella partita, una bella reazione, ma è passata. Quella di oggi, che invece dovevamo condurre magari in modo diverso, invece abbiamo subito noi il ritorno degli avversari, però devo dire che è difficile giocare su questo campo, ecco, io è un campo comunque irregolare, pesante, e non è una scusante, ripeto, avremmo giocato male, però insomma i fraseggi di Brescello diventava difficile ripeterli qui, a quello che abbiamo visto oggi, come lo dico per la terza volta, ma scanso d'equivoci, non è la scusante, insomma oggi è stata una partita più dove ha vinto l'agonismo, diciamo, e non c'è stato un buon gioco, questo sì. Concordiamo, 1-1 qui a Compagnoni, grazie mister Bonini. Prego, arrivederci. Eccoci qui, amici, abbiamo al nostro fianco il direttore sportivo del Luzzara, Marco Manini, con il quale facciamo un po' una chiacchierata su quello che abbiamo visto oggi qui a Compagnoni, l'undicesima giornata di campionato, 1-1 con la Viarolese. Marco, che impressione hai avuto sulla partita vista oggi, sul pareggio, e magari anche un po' sulle aspettative che avevamo dopo le due sconfitte recenti con Pontenuovo e Brescello? Beh, è chiaro che dopo due sconfitte consecutive noi oggi avremmo voluto vincere, però sai, volere una cosa, concretizzarla, poi le cose sono un'altra, quindi a fronte di un primo tempo secondo me giocato bene, dove abbiamo avuto due occasioni importanti che non abbiamo sfruttato, sicuramente nel secondo tempo siamo un pochino calati, abbiamo subito la loro aggressività, non ci sono state grossissime occasioni né da una parte né dall'altra, però abbiamo subito il gol che poi ci è costato il pareggio.
il gol di inizio secondo tempo, che diciamo anche un po' con i mister prima, è sembrato un po' a trasformare la gara e ad alzare un po' il livello dell'agonismo in questa sfida. Iniziamo, a mio modo di vedere, anche a vedere partite di, in questa fase di campionato, novembre, dicembre, dove anche terreni di gioco un po' più pesanti mutano un po' le gare. Ricordo, non so, anche nella nostra bella vittoria qui in casa contro il Basili Castello, dopo un ottimo primo tempo, oggi la partita si è un po' incanalata in una battaglia anche, soprattutto nel secondo tempo, e questo l'abbiamo in parte subito. Sicuramente, come domenica scorsa a Pontenure, non siamo una squadra estremamente fisica e quindi, come dicevi giustamente tu, quando ci sono campi di questo tipo subiamo un pochino. Poi comunque tutto sommato siamo stati anche bravi, perché comunque abbiamo provato a fare qualche giocata, qualche volta siamo arrivati in maniera anche abbastanza buona a ridosso della porta, non siamo riusciti a concretizzare con il gol, però è vero che comunque i campi pesanti un pochino li subiamo. Adesso Marco, finita questa settimana impegnativa con tre impegni, ci aspettano 11 partite giocate, ci aspetta la trasferta di Bobbio, impegnativa per, sotto tanti punti di vista, e poi la sfida qui in casa con la Fidentina. Un tuo mini bilancio, siamo circa a un terzo del campionato, di questo campionato, di questo girone di promozione, girone A. Intanto credo che tutto sommato abbiamo i punti che ci meritiamo, uno in più, uno in meno, insomma, abbiamo i punti che ci meritiamo. Credo che il prosieguo del campionato sarà abbastanza duro, perché dobbiamo affrontare squadre importanti, squadre toste, squadre che appunto, oltre ad essere forti a livello proprio tattico e tecnico, hanno anche fisicità, per cui già a partire dalla partita di domenica prossima non ci deve trarre in inganno la posizione di classifica, perché la Bobbiese è una bella squadra. Bene, grazie a Marco Manini, appuntamento qui a Luzzara fra 14 giorni con la Fidentina, e un saluto a tutti voi, grazie. Grazie, buona serata.